iniziamo riprendendo questo schema che vi ho fatto vedere ieri, lo rispiegheremo nei vari, diciamo, componenti domani con più calma. Oggi, che è giornata di esercitazioni, il mio obiettivo è quello di mettervi in grado, tra questa ora e quella successiva, di cominciare a costruire qualche prima semplicissima applicazione web e quindi capire quali sono i principali ingredienti. Quindi, come punto di partenza, semplifichiamo un attimo questa figura, togliendo le cose che oggi non ci servono ancora, e questa è la versione minima con cui cominceremo a lavorare, la versione con cui lavoreremo queste due settimane per questa prima esercitazione. Poi aggiungeremo i vari pezzi e poi ancora. Allora, è un condensato, diciamo così, di un corso di web fatto in poche ore. Io qui ho portato qualche cosa di pesante, sono libri, queste cose qui, magari poi nella pausa, se volete dare un'occhiata, chiaramente sono sovrabbondanti rispetto a quello che dovremmo fare. Noi useremo come ambiente di sviluppo la tecnologia Java, perché in ambito enterprise è quella che è effettivamente più utilizzata, oltre alla soluzione legacy, diciamo così, provenienti dai decenni precedenti. Io ho identificato due libri che sono relativamente completi, nel senso completi per quello che raccontano, magari raccontano troppi dettagli su cose che non ci interessano, poi chiaramente lasciano fuori altre parti. Questo, Java Server Pages, e quest'altro, Head First, Serverless and JSP. È chiaro che sono dei tomi, sia dal punto di vista del numero delle pagine che dal punto di vista del prezzo di copertina. Non è necessario per questo corso, però potrebbe essere utile magari per qualche approfondimento, per chi fosse interessato. Questi sono due libri che in generale mi piacciono. Tra l'altro, di entrambi è relativamente facile trovare delle versioni elettroniche, per cui prima di mettere mano al portafoglio in senso pesante, uno può dare un'occhiata se gli piace, se gli serve. Poi per studiarlo inevitabilmente serve ancora la carta, anche il giorno d'oggi, ma per capirlo e cominciare a dare un'occhiata, per fortuna ci sono altri mezzi. Già che c'ero, mi sono portato dietro, visto che una parte di voi ha questi problemi di, diciamo, background, in cui non ha mai toccato Java o è molto carente nella programmazione. In questo caso invece io consiglio abbastanza, c'è questo testo che si chiama Head First Java. A me piacciono molto i libri di questa serie qua, Head First, che sono estremamente pratici, anche piacevoli da leggere, molto, diciamo così, sembrano leggeri, non annoiano, ma nello stesso tempo i contenuti li hanno. Quindi a me è piaciuto molto, sembrano quasi, li aprite, sembrano libri per bambini, con tutte le figurine, non colorate perché costerebbero troppo, ma in realtà è un metodo didattico, no, che aiuta a tenere viva l'attenzione, a fissare le idee. A me piacciono molto. Per cui questo invece, per chi avesse delle carenze, lo potrei consigliare, perché di fatto è sia un ripasso che un approfondimento di Java, senza farsi troppo male, essenzialmente, no? In termini di tempo, di difficoltà, di noiosaggine. Ve li lascio qua, così magari nelle pause potete dare un'occhiata, non rubatemeli solo. Ma torniamo al nostro disegno, che cerca di riassumere, dicevo, i componenti minimi di un'applicazione web. Componenti minimi sono, vabbè, ci vuole un utente che interagisce con un browser sul suo PC a casa sua, dove vuole, naviga su delle pagine, no? Vede delle cose, le legge e clicca su delle parti di queste pagine. Cosa sono queste pagine? Sono una visualizzazione di un contenuto che arriva da un server web che potenzialmente sta dall'altra parte
del pianeta, o magari al piano di sotto, ma è su una fisicamente macchina diversa. Quindi l'utente di fatto sta interagendo, noi diciamo, volgarmente, con un sito web. In realtà sta interagendo sul proprio computer con una visualizzazione, una pagina, e questa pagina è costruita sulla base di istruzioni, di indicazioni, che provengono da un server. Quindi io quando clicco sull'indirizzo web, quando inserisco l'indirizzo web, sto richiedendo al server: senti caro server, mandami questa pagina. Il server mi manda la pagina codificata nel linguaggio HTML e questa viene letta dal browser, il quale si occupa di disegnarmela sullo schermo, di permettermi di cliccare dove si può cliccare e non cliccare dove invece non si può cliccare. Questa è l'interazione base. Quindi il server di fatto ha, è una grossa raccolta di pagine HTML che su richiesta dell'utente vengono mandate al browser, e il browser si occupa di disegnarle più larghe, più strette, più alte, in funzione delle caratteristiche anche fisiche del display e della macchina dell'utente. E fin qui è, se vogliamo, il web come era 20 anni fa. Questo scambio di informazioni tra il browser e il server avviene attraverso la rete internet, chiaramente avviene usando il protocollo HTTP, che è il protocollo oggi più usato sull'intera rete. Forse entreremo un pochino in dettaglio su questo, ma non ci serve, diciamo così, per capire come funzionano e come costruire applicazioni, non per il momento almeno. Ciò che ci serve per il momento capire è che ciò che vede l'utente è una visualizzazione, un rendering, diremo in inglese, del contenuto di un file HTML che ha ricevuto dal server. Il problema che ci poniamo noi è: come fa il server ad avere questo file HTML? Non possiamo pensare che ci sia qualcuno che abbia previsto tutte le possibili pagine che gli utenti possano vedere. Questo file HTML viene normalmente generato da un'applicazione web, che è il lavoro che dobbiamo fare noi. Quindi un'applicazione web è un software che gira dentro una macchina server e ha lo scopo di creare il file HTML corrispondente alla pagina richiesta dall'utente. Queste applicazioni noi le realizzeremo usando la tecnologia JSP, Java Server Pages, che cominciamo subito a vedere, a utilizzare. Quindi partiamo, adesso vi faccio vedere io, lo faccio io, e nell'ora successiva lo farete voi partendo da zero, dall'installazione dei componenti software che servono. Se perdete qualche dettaglio di ciò che scrivo, non state a ricopiare il codice che scrivo, ok? Tanto il codice alla fine ve lo mettiamo sul sito. Cerchiamo invece di... Io il codice lo dovrò scriverlo perché qualcosa devo fare, ma cerchiamo invece di ragionare, no? Di rimanere sintonizzati sui passaggi logici, sui concetti. Allora, dal punto di vista pratico, prima lo faccio e poi cerchiamo di capire quali sono i componenti. Io ho già lanciato Eclipse, perché sennò ci vuole 20 minuti solo per farlo partire, su uno schermo vuoto, e creo un nuovo progetto. Nuovo progetto, quindi sto creando una nuova applicazione web per fare concorrenza a Facebook e diventare più miliardario ancora. Allora, parto da uno schermo bianco, dico adesso creiamo un nuovo progetto che corrisponderà a un sito web, o meglio a un'applicazione web. Poi in realtà un sito può contenere più applicazioni al suo interno, ma per ora non ci interessa, siamo alla prima. E creiamo un nuovo progetto, questo lo faremo sempre, di tipo, dove era finito, sotto la categoria web ci sono i progetti di tipo web, e nel nostro caso ci fa vedere tre possibilità: static web project e dynamic web project.
Static vuol dire un progetto web fatto solo di pagine statiche. Statiche vuol dire HTML e basta. Quindi pagine fisse, praticamente inutile. Non è un'applicazione, è una serie di pagine informative. Invece a noi interessano i progetti web dinamici, quindi per tutto il corso, tranne quando faremo web service, creeremo progetti web dinamici, dynamic web project. Avanti. E poi come al solito Eclipse, prima di fare una cosa ti fa una serie di domandine, no? A cui bisogna rispondere sempre con attenzione, perché di solito non dico che sia impossibile, ma è molto difficile tornare indietro sui propri passi. Quindi resistete sempre, adesso in questo caso non è ancora abilitato, a cliccare su finished subito, no? Ah sì, appena vado avanti lo crei, perché poi magari il passo dopo c'è una domandina a cui avresti dovuto rispondere. Quindi sempre next, finish, non guardatelo. Come modus operandi con questa bestia di Eclipse. Allora, nome del progetto lo chiamiamo primo, no? Per ovvie ragioni. Nome del progetto è il nome dell'applicazione web che stiamo creando. Quindi su questo server, adesso questo computerino qua poverino se regge, farà anche il lavoro da server web, faremo partire un server web qui sopra, e all'interno di questo server web girerà l'applicazione che stiamo costruendo insieme. Poi qui ci sono alcuni passaggi già precompilati, vedrete poi nell'ora successiva, la prima volta che uno crea un progetto deve indicare questi campi, deve crearli. Spieghiamo solo che cosa vogliono dire. Runtime è l'ambiente nel quale l'applicazione gira. Ma voi dite, ma io Java lo so scrivere un'applicazione, quindi chi mi vieta di scrivere un programma qualsiasi Java partendo da zero che faccia tutto? Sì, si può fare, però fare tutto vuol dire a quel punto che tu ti gestisci il protocollo HTTP, ti gestisci tutto, la possibilità di avere utenti contemporanei, ti gestisci tutte le varie versioni del protocollo dei browser che ti possono contattare. C'è moltissimo lavoro, no, di gestione che non ha nulla a che vedere con la tua applicazione che vuoi costruire. Quindi di fatto quello che noi facciamo è prendere un ambiente runtime, viene chiamato qua, un ambiente di esecuzione generico, già pronto per eseguire applicazioni web, che è già in grado di svolgere tutti i compiti standard, inevitabili, di gestione dell'applicazione. Quindi riceve le richieste, manda le risposte, leggi il file, gestisci le sessioni e cose che via via conosceremo. E noi, a noi rimane semplicemente il lavoro specifico da fare, ok? Questa singola pagina che cosa deve fare, che contenuto deve avere, e non devo gestire tutte le parti comuni. Quindi io non vado a costruire, a differenza di quanto facevate in passato programmando su Java, un'applicazione Java standalone, completa. Io vado a costruire dei pezzettini, delle classi, che vengono poi eseguite all'interno di un runtime che è 100 volte più grosso di me, che svolge il ruolo di web server, cioè gestire il protocollo HTTP e rispondere ai browser, e di application server, cioè far girare l'applicazione che io scrivo. Quindi noi stiamo andando ad aggiungere delle classi, e poi in realtà lo faremo in un modo semplificato, creando delle JSP, delle paginette di testo, all'interno di un runtime che è molto più complesso. Runtime di questo genere ce ne sono parecchi in giro, di cui molti anche open source e alcuni commerciali. Noi utilizzeremo il più diffuso, che si chiama Tomcat, del progetto Apache. Nell'ora successiva lo installerete insieme. Apache Tomcat versione 6, versione 7, per i nostri usi, diciamo così, sono equivalenti entrambi. Tomcat è un nome un po' strano, ricorda il... avete presente Tom e Jerry? Tomcat è il gatto, gli è dato questo nome, è il nome del gatto di Tom e Jerry, però funziona bene nonostante il nome. Ok, quindi il runtime l'abbiamo definito, è il server web all'interno del quale vogliamo creare le nostre applicazioni, le nostre pagine web. In questa pagina successiva non c'è nulla da specificare, dice semplicemente in quale cartella andranno a finire
le nostre classi, ma ci va bene il default, e anche questa ci va bene, non c'è nulla da modificare. Ecco, in questo caso lui adesso sta creando il progetto, un progetto primo, eccolo lì a sinistra, che vicino a questa cartella ci sono due iconcine, una è una J minuscola in alto a destra, che vuol dire questo è un progetto Java, e a fianco c'è anche un'iconcina del mondo che ci ricorda che questo è un progetto internet, un progetto web. Ok, adesso abbiamo teoricamente creato un sito che non contiene niente. In realtà questo sito non è ancora online, perché io ho definito qual è il runtime, no? L'application server che lo deve eseguire, ma non ho ancora fatto partire l'application server, è ancora lì, è pronto, non è ancora avviato. Se io lo avviassi non farebbe nulla, perché non è in grado di gestire nessuna pagina. Allora possiamo cominciare a creare delle pagine web. Adesso noi, qui ci sono diversi tipi di risorse all'interno dei quali andare a inserire i nostri contenuti. Quella principale, da cui partire, è quella cartella web content. La cartella web content contiene, come dice il nome, i contenuti che vogliamo rendere visibili su web. Quindi se vogliamo mettere dentro un file HTML, lo inseriamo lì dentro. Se vogliamo rendere disponibile un'immagine, di cornicetta, il logo, quello che sia, la inseriamo lì dentro. Se vogliamo creare una pagina applicativa, come stiamo per fare, la inseriamo lì dentro. Tutto ciò che è dentro web content è reso disponibile a tutti i browser di questo pianeta che ne facciano richiesta. Le altre cartelle sono risorse interne che possono servire alle pagine di contenuto per fare il loro lavoro. Quindi noi partiremo ovviamente creando lì, poi via via ci complichiamo la vita e andiamo a vedere che cosa, poi sono gli helper, no? Le altre risorse di cui abbiamo bisogno. C'era una domanda o due? Dimmi. Sì? Certo. Sì? Il vantaggio nell'usare Eclipse rispetto a Notepad è che ti fa tanto lavoro per te. No, ti fa tanto lavoro, che è quello di verificare la sintassi mentre scrivi, ti fa tanto lavoro di compilare automaticamente l'applicazione, perché queste sono in Java sono applicazioni compilate, non interpretate come JavaScript, genera anche automaticamente tutta una serie di file accessori che costituiscono il progetto. Adesso poco per volta andremo avanti, vedremo, ma ad esempio c'è un file che si chiama web.xml che contiene l'elenco di tutte le pagine del sito, di tutte le serverless, tutte le risorse che uno dovrebbe creare a mano se usasse, invece Eclipse lo fa da solo, no? Quindi si può anche creare un'applicazione, basta che lo scrivi e poi lanci la compilazione Java a mano, poi lanci il deployment dentro Tomcat a mano. Deployment vuol dire passare i contenuti che hai fatto dentro il sito web, dentro l'application server vero e proprio, in modo che lui cominci a servirli. Però è tutto lavoro ripetitivo e facile da sbagliare, cioè, dimentichi un punto e virgola e ricominci da capo, mentre qua il punto e virgola te lo segnala lui mentre scrivi. E partiva, certo. Qui no. No, nel senso che, adesso lo vediamo, scriviamo una pagina JSP, il modo di lavorare è molto simile, in realtà dietro le quinte succede molto di più. Allora, creiamo una prima pagina. C'erano altre mani? No. Allora, partiamo da una prima pagina JSP, non è una pagina ASP, si chiamano JSP in questo caso perché non è l'ASP di Microsoft, ma è la Java Server Page, dentro Web Content. Allora, qua ci chiede ovviamente il nome del file, noi lo chiamiamo primo.jsp, no, cambiamo di nome, inizio.jsp. Quindi noi stiamo creando un'applicazione che abbiamo chiamata primo, e dentro questa applicazione stiamo creando una prima pagina che si chiama inizio, tutti i nomi ben augurali per il seguito. Andiamo avanti, e lui ci chiede, vabbè, un template. Anziché partire dal foglio vuoto, partiamo già da uno scheletro già fatto. Anzi, di pagine JSP ci sono vari scheletri disponibili.
perché in realtà la sintassi GSP si è evoluta negli anni e quindi ce ne sono, sia la sintassi GSP che la sintassi XML si sono evolute negli anni e quindi ci sono varie varianti, tutte lecite, tutte possibili. Quella con cui noi lavoriamo, almeno io mi trovo meglio, è questa sintassi che lui chiama new JSP file tra parentesi XHTML. L'XML syntax è molto più pesante da scrivere, quindi la lasciamo perdere, e tra HTML e l'XHTML preferisco la versione XHTML, che è un po' più esplicita sull'apertura e chiusura dei tag. Va bene, finish, ci crea la prima pagina JSP. Allora, quindi sulla sinistra abbiamo i contenuti del progetto, che dentro Web Content a questo punto contiene inizio.jsp, poi vedete che ci sono altre cartelle ma vengono generate in automatico da Eclipse, quindi non ce ne dobbiamo preoccupare. Qui abbiamo l'editor con inizio.jsp che abbiamo appena creato, poi qua lui fa un minimo di tentativo di farci vedere anche qual è la struttura del file, quindi questo outline è relativo al file JSP che creiamo, no? Per orientarci un pochino meglio nel codice. Ingrandiamo la finestra in modo da avere spazio per scrivere. Ecco, quello che abbiamo qua è uno scheletro di una pagina HTML. HTML, head, body e barra HTML, chi ha già visto un po' di pagine HTML lo riconosce, la struttura. Noi sappiamo che il grosso del lavoro è dentro il body, che bisogna costruire qualche cosa. La prima cosa che possiamo costruire, magari mettiamoci il classico buongiorno sotto forma di titolo H1, no? Vedete che mentre io scrivo Eclipse cerca già di completare le cose, nel momento in cui ho scritto H1 lui mi ha già messo automaticamente il tag di chiusura, quindi sono questi tanti piccoli automatismi a cui non si può più fare a meno. E anche il titolo, cambiamo il titolo della pagina, lo chiamiamo pagina iniziale di prova. Vabbè, in realtà questa pagina non ha ancora nulla di dinamico, sto solo scrivendo, partiamo dalla versione base, sto solo scrivendo l'HTML semplice. Quindi in questo caso avrei anche potuto creare, per fare questo avrei potuto semplicemente creare non un nuovo file JSP, ma semplicemente un nuovo file HTML, ma poi noi lo facciamo evolvere, quindi. Quindi una pagina JSP non è altro che un file HTML che conterrà al suo interno dei comandi aggiuntivi. Una volta che ho scritto questa pagina, cosa devo fare? Devo salvarla. Quindi la salvo. In Eclipse ricordiamoci che l'asterisco che vedete qua in alto indica che il file non è stato salvato dall'ultima volta. Adesso, questa pagina è già disponibile su internet? Non ancora. L'ho scritta, l'ho compilata, ma non è ancora disponibile su internet perché non è ancora stato avviato il server che la contiene, l'application server che la contiene. Questo lo facciamo con il comando run, quindi il triangolino qui è sempre il comando di avvio. La prima volta che lo faccio partire devo dirgli dove deve girare. Run un server, in realtà qui l'avevo già configurato questo server. Fai partire questa applicazione che si chiama Primo e che contiene tante pagine, beh, una sola, cioè inizio.jsp, ma teoricamente l'applicazione contiene tante pagine. Falla partire su questo server. In questo caso, poiché siamo così, in modalità sviluppatore, il server lo facciamo girare sulla nostra macchinetta. Quindi stiamo creando un nuovo server web sul nostro computer. Poi quando l'applicazione sarà finita dobbiamo prenderla e farla girare su un server vero, reale, su qualche provider o sul server di produzione della nostra azienda. Allora qua ci dice, caro, dove vuoi farlo girare? Su un server che esiste già oppure vuoi definirmi un nuovo server? È un server che esiste già perché facendo delle prove, installandolo ieri, l'ho già installato e quindi è un lavoro da fare la prima volta solamente definire un nuovo server, altrimenti si sceglie sempre lo stesso server. Tomcat 7 at localhost, quindi questo server qui sta girando localhost, su questa macchina locale. In questo caso
Per quello vi dicevo, la macchina, il sito non è ancora su web, perché questo, questa istanza di Tomcat è stopped, è ferma, non è stata avviata. Ok, mi va bene, andiamo avanti, e lui mi fa vedere, guarda, allora, hai scelto questo server, sappi che su questo server ci sono questi progetti attualmente configurati, ce ne sarebbero degli altri che puoi aggiungere, ce ne sono degli altri che puoi togliere, sappi che quando faccio partire il server sto mettendo online tutti questi siti. A noi interessa primo, va bene, se va a finire anche lo Word, che è la prova che mi sono fatto io ieri per essere sicuro che funzionasse, pazienza, va bene lo stesso. Finish. Allora, questa fase di finish scatena un po' un pandemonio, nel senso che a questo punto Eclipse dice, ah va bene, allora devo prendere Tomcat, svegliarlo, farlo partire, passargli i progetti, Tomcat parte, ci mette un po', scopre i progetti, li carica, li compila e li pubblica su web. Dai. No. Dopo che ha fatto partire Tomcat, in questo caso Eclipse mi lancia il browser di sistema per farmi vedere quella pagina. Eccola qua. Ci ha voluto un po' di tempo, uno perché effettivamente stava facendo parecchie cose, due perché questo PC qui è abbastanza il peggio che si può trovare come velocità. Allora, vediamo cosa è successo. Questo è un browser, in questo caso avevo Chrome configurato, ma qualunque browser va bene, che ha richiesto una pagina ad un certo indirizzo. Questo indirizzo era, l'ha inserito automaticamente Eclipse, ma potrei inserirlo benissimo a mano io, HTTP, non me lo fa vedere, per pigrizia, Chrome, due punti, localhost, che è il nome del computer su cui sta girando l'applicazione, che è la macchina locale, altrimenti sarebbe www.quellochevogliamo.com. 2.8080 è la porta TCP su cui sta girando Tomcat. No, Tomcat quando parte offre i suoi servizi, diciamo, offre il sito web non sulla porta standard, che è la porta 80, quella su cui girano tutti i web server, ma su una porta privata, diciamo. Porta di prova, tanto stiamo solo facendo sviluppo, non abbiamo bisogno di pubblicarlo per davvero. E quindi normalmente, se non andiamo a pensare diciamo così, agli standard di internet, le porte di numero minore a 1024 sono riservate, quelle di numero superiore si possono usare per scopi normali. Normalmente, anziché la porta 80, Tomcat sceglie di lavorare sulla porta 8080. 8080. Dimmi. Non utilizziamo una pagina PHP perché abbiamo scelto in questo corso di usare la tecnologia Java e non la tecnologia PHP. Non stiamo parlando di JavaScript qui. Qui stiamo parlando di Java sul lato server. Poi più avanti aggiungeremo il JavaScript da inserire nell'HTML, ma che verrà eseguito nel browser. PHP è un codice che viene interpretato sul server, così come JSP viene interpretato sul server. Sono tecnologie di server indipendenti, separate l'una dall'altra, cioè diverse. Entrambe queste tecnologie rispettano questa figura, nel senso che il browser non si accorge se il codice che mi ha generato questa pagina HTML era scritto in Java, come in qua, era scritto in PHP, era scritto in JSP, in JScript con ASP, così come facevate con l'IOI, o era scritto in Perl, o era scritto in qualunque altro linguaggio. Ciò che vede il browser è una pagina HTML. Poi questa pagina HTML potrà contenere del JavaScript per fare altre cose, ma a questo punto il server non c'entra più niente. Allora, Tomcat lavora da web server, espone i propri servizi sulla porta 8080 e in particolare l'indirizzo completo contiene una prima slash, una prima livello di directory che corrisponde al nome del progetto, e poi un secondo livello che corrisponde al nome della pagina specifica, inizio.jsp. Per cui tutto ciò che faremo, che creeremo dentro la cartella web content del progetto primo,
sarà disponibile, sarà visibile su internet all'interno dell'indirizzo della URL localhost 8080 slash primo slash il nome del file che abbiamo su web content. Adesso a questo punto sotto primo è una copia, diciamo così, immaginatevi di fare una copia di ciò che c'è su web content nei browser dell'utente via via che lo richiede. Quindi tutto ciò che mettiamo sotto web content è disponibile a questo indirizzo. Voi lo potreste in teoria anche vedere, se sapeste, localhost punta sempre alla macchina su cui state lavorando, se sapeste l'indirizzo IP che ha questa macchina in questo momento e se non ci fosse il firewall ad impedirvelo, potreste anche voi in questo momento leggere questa pagina, perché il server sta lavorando. Lavorando cosa vuol dire? Vuol dire che il browser mi sta facendo vedere questo, ma in realtà ciò che ha ricevuto il browser, se andiamo a vedere il sorgente della pagina, è questo. Quindi nel momento in cui io richiedo questo indirizzo, il browser che sta su un computer contatta il server che sta su un altro computer, e oggi capita che questi due computer in realtà siano lo stesso, sia tutto qua dentro, ma mentalmente teniamoli separati. Il browser chiede al server il contenuto di questa pagina. Il server lavora, attiva, a questo punto lavora Tomcat, attiva questa pagina inizio.jsp, esegue le istruzioni che sono inserite al suo interno, istruzioni le quali hanno come effetto quello di generare una pagina HTML, che in questo caso è esattamente uguale alle istruzioni che c'erano, perché le uniche istruzioni che ci sono qua sono già in HTML. Questa pagina HTML viene tranne la riga 2, che ha dei simbolini strani, minore per cento chiocciola, che non c'entrano niente con l'HTML, e infatti fanno parte del JavaScript, del JSP, scusate. Questo HTML viene creato e viene spedito dall'altra parte del mondo, sempre qui, e viene consegnato al browser. Il browser lo riceve. Vedete, l'HTML non c'è più la riga 2, è stata mangiata, perché è stata elaborata. Adesso poi ci arriviamo. Riceve l'HTML, quindi questo è ciò che il browser riceve. Poi ciò che vi mostra in realtà è l'interpretazione, il rendering, come dicevamo prima, di questo HTML. Quindi questi passaggi avvengono ogni volta che si fa un click. Il browser contatta il server, gli dice dammi questa pagina, il server prende l'indirizzo, lo guarda, dice ah, ok, questa pagina te la devo generare, lancia l'applicazione. In questo caso, nel nostro caso, la pagina JSP che genera quell'HTML, questo lavora, crea un HTML, l'HTML viene rimandato al browser, il browser lo riceve e poi lo disegna sullo schermo. Beh, finora non abbiamo fatto cose molto utili, nel senso che abbiamo semplicemente mostrato al server, no, al browser, scusate, una pagina statica, si dice. Pagina statica significa che se io richiedessi questa pagina 200 volte mi darebbe sempre lo stesso contenuto, e se 1000 persone diverse richiedessero questa pagina la vedrebbero uguale, identica. Non è il modo con cui siamo abituati a lavorare, perché noi normalmente quando ci colleghiamo a un sito ogni volta ci sono dei contenuti diversi e molto spesso persone diverse vedono contenuti diversi. Se non vuole che quando tu ti colleghi a Gmail vedi la mia posta, io vedo la mia, tu vedi la tua, e man mano che va avanti il tempo il contenuto delle mail sarà diverso perché ne arriva. Quindi il contenuto dei siti è dinamico. Vuol dire che a fronte della stessa richiesta l'indirizzo di Gmail è sempre lo stesso, il server risponde creando un HTML diverso. E come fa a creare un HTML diverso? Beh, fa in modo che ci sia in realtà un programmino, un'applicazione appunto, che crea questo HTML. Come si fa a creare questa applicazione? Mescolando dentro l'HTML che sto generando delle istruzioni in un linguaggio di programmazione. In questo caso siamo nel mondo JSP, le istruzioni saranno scritte in Java. Sì. Tomcat capisce solo JSP. Sì. Capisce Java, no? L'ambiente Java Enterprise è, ti dà tante possibilità per creare, una sono i JSP, l'altra sono i servlet, l'altra sono, però tutto, diciamo, tutte le declinazioni del linguaggio Java. Allora,
Come si fa a inserire del codice Java all'interno di una pagina? Come dicevo, poi ci sono cose che riprendiamo in modo più ordinato. Adesso la faccio per esempio, costruendo un esempio. Allora, si apre, no? Ma chi arriva da SP già lo sa come filosofia, un ambiente, un ambito all'interno della pagina web in cui scrivere le istruzioni, in cui scrivere gli script. E questo si fa con una sintassi, a prima vista strana, che è minore per cento maggiore. Quindi un tag speciale, che nella terminologia JSP si chiama scriptlet, impronunciabile perché si zeppa la lingua, scriptlet. È uno script, scriptlet è un diminutivo, uno scriptettino, potremmo tradurre in italiano, ma anche se. È tutto ciò che è compreso tra il minore per cento e il per cento maggiore viene interpretato come codice Java. No? E quindi potrei definire, qui siamo in un ambito Java, quindi potrei definire una stringa tempo uguale bella giornata, una delle ultime che ci rimangono prima dell'arrivo dell'inverno. Beh, definita la variabile, ci ho messo un'istruzione Java semplicissima questa. Quando Tomcat riceverà, appena la salvo questa pagina, riceverà di nuovo una richiesta per questa pagina, mentre la prende l'HTML per darlo al browser, quando arriva a quel punto si ferma un attimo e dice: aspetta un attimo, fammi eseguire quel codice Java. Lo esegue e poi prosegue a mandare il resto della pagina. Quel codice Java viene eseguito, punto. Se per caso quel codice Java sputa qualcosa in output, genera qualcosa in uscita, ciò che viene generato in uscita va a finire dentro la pagina HTML che mandiamo al browser. Ad esempio, se io adesso salvassi questa pagina, ok, l'ho salvata, torno sul browser e faccio ricarica, reload, sto richiedendo a Tomcat la stessa pagina. In realtà lo stesso indirizzo di pagina, la pagina è cambiata. Tomcat si accorge che il file JSP ha una data diversa rispetto all'ultima volta che l'ha vista e quindi la va a ricompilare. E riesegue la nuova versione in cui adesso c'è in più quell'istruzione Java. Perché non è cambiato niente? Ma perché quell'istruzione non fa niente, non genera output. In realtà non è vero che non sia cambiato niente. Se vado a vedere il sorgente di questa pagina, vedo che ha una riga vuota in più. Cos'è questa riga vuota in più? In realtà non è proprio una riga, ci sono degli spazi. Se li seleziono li vedo. Sono qua. Questi qui. Allora, ci sono degli spazi in più e una capo in più. Che cosa sono? Sono ciò che è rimasto dopo che lui ha tolto lo scriptlet. Quando l'application server incontra uno scriptlet, comincia a eseguire le istruzioni che ci sono lì dentro. Ma il contenuto dello scriptlet vero e proprio non viene mandato al browser, non saprebbe cosa farsene. Viene eseguito sul server e poi l'intero scriptlet viene buttato via, tolto, estratto. Eventualmente, se quello scriptlet nella sua esecuzione generasse dell'output, come dicevamo prima, questo output viene inserito lì dove lo script era stato tolto. Adesso proviamo a farlo allora. E come facciamo a inserire dell'output dentro uno script? Beh, con un'istruzione di print, un'istruzione di stampa. Nell'ambiente JSP esiste un oggetto predefinito che si chiama out, che è uno stream, è un writer, essenzialmente un buffered writer, se pensiamo alla Java input output, che è già collegato alla pagina che stiamo generando. Ma per farla breve, out.print
print line, println di tempo. Quando facevate programmi in Java semplici, molto spesso avrete scritto system.out.println, no? In questo caso stavate chiamando il metodo println su un writer che era collegato al system.out, ossia la console di sistema. Adesso qui non ci interessa stampare un messaggio sulla console di sistema del server che sta in California. Ci interessa mandare questo scritto dentro il file HTML che stiamo creando. Quindi come stream di uscita non usiamo system.out, ma usiamo out, che è un oggetto locale che è creato automaticamente per noi da Tomcat, in questo caso, dell'application server. Poi vedremo, ci sono tutta una serie di oggetti che sono autocreati e noi possiamo usare per nostra comodità nel creare la pagina. Quindi in questo momento stiamo stampando dove? Nell'HTML il contenuto di questa string. Adesso sì, se salvo e ricarico cambia qualcosa, spero. Sì, mi ha scritto bella giornata. Ok, questa non è tanto dinamica ancora come pagina, perché se la ricaricassi mi scriverebbe sempre la stessa cosa. Beh, andiamo per gradi. Ma è già dinamica, nel senso che quel contenuto lì non è predefinito a priori, non è fisso, ma viene generato ogni volta da un programma. Se io ricarico quella pagina, quelle istruzioni vengono rieseguite ogni volta. Poi, in questo caso fanno sempre la stessa cosa, perché non hanno dei parametri su cui lavorare. In realtà non ho fatto un buon lavoro, perché ciò che ho generato dovrebbe essere HTML, ma questo non è HTML fatto bene. C'è un H1 e un titolo, buongiorno, va bene, e poi c'è sto bella giornata messo lì, dentro il file. Cos'è? È un paragrafo di testo. Ah, va bene, bravo, ma allora in HTML un paragrafo di testo me lo marchi con P, col tag P. Quindi, attenzione che ciò che noi generiamo dall'interno di uno scriptlet per inserirlo nella pagina, una volta eseguito, una volta inserito, deve dare una pagina che sia corretta dal punto di vista della sintassi HTML. Quindi, ad esempio, questo bella giornata vorrei metterlo, no, pinzarlo tra un P e un barra P, che sono i tag HTML per demarcare un paragrafo di testo. Adesso il browser non si arrabbia, ma dovrebbe, dice, ma guarda, mi hai mandato una cosa che non è HTML corretto, non è HTML valido. Poi purtroppo i browser cercano di fare del loro meglio anche quando ricevono un HTML che non è valido, e questo è un po' un problema per noi, perché rischiamo di generare delle pagine che contengono degli errori di codice HTML, ma non ce ne accorgiamo perché il browser cerca in qualche modo di compensare. Poi il problema è che ogni browser cerca di compensare in modo diverso, e hai delle pagine che non sai se funzionano, e dipende dal browser con cui le guardi, il che vuol dire non funzionano. Allora, per far questo, vabbè, questo tempo lo devo decorare con i tag opportuni, quindi magari dirò che oggi è due punti, adesso P, chiuse virgolette, più tempo, più barra P. Backslash n, no, print line c'è già il line. Quindi io sto scrivendo P, oggi è, e poi bella giornata. Non è molto fluente in italiano, ma ci accontentiamo. Cioè sto costruendo, incastrando le stringhe tra di loro in modo da costruire un'istruzione, uno statement HTML valido, pulito. Vabbè, ricarico questo, non è che sia cambiato molto, ma questa volta l'HTML, se lo vado a vedere, è valido. Poi più avanti vedremo come usare e installare un validatore HTML per dire che è valido, non a occhio, ma farcelo verificare da un programma. Ok? Vabbè, adesso come facciamo a rendere sta roba qui dinamica? Come può fare una pagina web
a mostrare un contenuto che quando la ricarico non sia sempre lo stesso. E poverina, così non è che possa fare molto, perché è un programma, se tu lo lanci 6 volte fa la stessa cosa, a meno che questo programma non lavori su dati diversi o venga lanciato con parametri diversi. Allora l'unico modo per poter fare le applicazioni che abbiano un carattere veramente di dinamicità, cioè che cambi qualcosa, è quello di fare in modo che l'applicazione abbia accesso a informazioni in più, che possono essere informazioni che arrivano dall'utente. Compilate un form, quando fate invio di quel form, quell'informazione viene mandata all'applicazione. Oppure che abbiano accesso ad informazioni in un database. Quando mi collego per leggere le mail, ho le mie mail. Ma come fa a sapere quella pagina JSP che è sempre la stessa quali sono le mie mail? Va a leggere in un database qual è il contenuto delle mail corrispondente al mio utente. Quindi questi sono i due meccanismi principali per far sì che una pagina possa comportarsi in modo diverso. Riceve delle informazioni dall'utente, oppure riceve delle informazioni da un database. Ah, database ci arriviamo dopo, adesso cominciamo a vedere l'interazione con l'utente. L'interazione con l'utente avviene attraverso i form HTML. Quindi facciamo finta che questa pagina, dopo averci salutato gentilmente, ci voglia chiedere, il primo esempio che viene in mente è sempre quello di chiedere il nome di una persona e dire ciao Pippo, come stai? Dove Pippo però è il nome della persona che mi ha indicato nella pagina precedente. Allora, per far questo, immaginiamoci, noi siamo tutti abituati a usare il web, tu devi avere una pagina web in cui inserisci il nome, poi clicchi su invia, o su ok, o su un bottone, ti porta una pagina nuova, e questa pagina nuova a questo punto sa, conosce il tuo nome, perché gli hai dato nella pagina prima, allora può usarlo nel costruire la pagina. Allora, questo lo facciamo usando i form, ossia i moduli in HTML, no, qui sto dando abbastanza per scontato ovviamente che queste cose le abbiate già viste. Un form che contiene al suo interno diversi controlli. L'elemento form di fatto raggruppa una serie di controlli e li invia tutti insieme nel momento in cui l'utente scrive submit. L'invia a chi? L'invia a una certa altra pagina che avrà il compito di elaborarli. La pagina che avrà il compito di elaborarli è identificata dall'action. Quindi diciamo che ci sarà, poi mi è scappato il mouse, una nuova pagina che possiamo chiamarla saluta.jsp, che riceverà il contenuto di questo form nel momento in cui l'utente lo invia. Quindi stiamo creando una pagina in cui c'è lo spazio affinché l'utente possa scrivere il proprio nome. E quando l'utente ha finito di scrivere il proprio nome, questa informazione viene passata a una pagina diversa, che non è più inizio ma è saluta. Questa pagina saluta può ottenere l'informazione dall'utente. E quindi usarla poi per personalizzare questa pagina. A questo punto finalmente quella pagina sarà diversa ogni volta, perché ogni utente avrà scritto un nome diverso. Il form contiene al suo interno dei controlli, no? Quindi possiamo chiedere all'utente: inserisci il tuo nome, 2 punti, e questo nome lo inseriamo in una casella di testo che corrisponde a un nome, mio nome. Allora, che cosa sto facendo? Sto inserendo un paragrafo di testo, inserisci il tuo nome, 2 punti, casella di testo. La casella di testo vuota in cui l'utente si può scrivere si crea con l'elemento input. L'elemento input serve per creare una varietà di elementi, per creare i moduli, quello che corrisponde alla casella di testo è quello che ha type uguale a text. Input type uguale a text vuol dire casellina di testo in cui l'utente può scrivere.
a ogni elemento di input è necessario dare un nome, che è il nome della variabile con cui io andrò a recuperare quell'informazione. Se io ho 10 caselle di testo, una sarà il nome, l'altra il cognome, l'altra sarà l'indirizzo, ognuna deve avere un nome, no? Il nome della casellina, per poter recuperare quell'informazione in seguito. Tutta la buona parte della programmazione web è basata proprio su un meccanismo di associazione di nome e valore. La casellina di testo ha un nome che decido io quando creo la pagina HTML. A quel nome è associato un valore, e il valore è ciò che l'utente fisicamente scriverà sulla tastiera. Quindi la pagina web successiva riceverà una coppia, nome, valore. Nome della casella, valore che l'utente ci ha scritto dentro. Quindi molte delle tecnologie web sono basate proprio su questo, una serie, una lista di coppie, nome, valore. Il primo esempio in cui lo vediamo è quello dei moduli, ma poi si applica anche più avanti. Allora, se io a questo punto ricaricassi questa pagina, vedrei, inserisci il tuo nome e lo spazio per scriverlo. Manca ancora un elemento, che è il bottone di invio. Va bene, aggiungiamolo, che è un altro elemento di input, questa volta di tipo submit. L'elemento submit non ha bisogno di avere un nome, perché tanto non contiene un dato corrispondente, ma con l'attributo value posso decidere che cosa scriverci sopra. In questo caso scrivo ok. Posso scriverci invia, posso scrivere quello che voglio. Salvo il file, ricordate sempre di salvare, se no ricompilo e compare il bottoncino ok a fianco. Quindi finalmente ho una pagina che contiene un elemento di interazione, becero, brutto, semplice, ma c'è. A questo punto posso scrivere il mio nome al suo interno e cliccare su ok. Ciò che sto facendo adesso, sto lavorando, ricordiamoci sempre dove sta il browser e dove sta il server, sto lavorando sul browser. E il browser mi offre la possibilità di scrivere le cose qua dentro, cliccare su ok, eccetera, perché così c'è scritto nell'HTML. Il server mi ha mandato questo HTML qui, e poi se ne disinteressa. Una volta che il server mi ha mandato questo HTML, non sa più che io esisto. Quindi l'interazione, noi sembra di interagire col sito. No, stiamo interagendo con una pagina HTML che è salvata sul nostro browser. Solamente quando cliccheremo su ok, allora questa nostra azione verrà rimandata al sito, che nel frattempo potrebbe anche essere morto o non esistere più. Adesso il sito ci ha mandato questo HTML e noi interagiamo col browser, e il browser ci fa interagire secondo le istruzioni, le indicazioni che ci sono scritte dentro quel file HTML. Quando si clicca su ok, il browser dice ok, devo prendere, raccogliere i dati che l'utente ha inserito nei vari controlli del modulo, del form, e mandarli tutti a un server, a una determinata pagina. Quale pagina? Quella specificata nell'action del form. Action uguale saluta.jsp. Allora, raccolgo tutti questi dati e faccio una chiamata al server. Il server mi risponde con una pernacchia, perché dice guarda che la pagina saluta.jsp non esiste. È il tipico errore di Tomcat, questa è una pagina generata da Tomcat in risposta alla richiesta di una pagina che non esiste. E mi dice message status, primo saluta.jsp, the requested resource is not available, che è un modo gentile per dire non esiste. E beh, non l'abbiamo ancora scritta. Ma andiamo a vedere invece cosa ha fatto il browser, è ovvio che mi dia errore. Il browser ha detto, richiede una pagina saluta.jsp, va bene, fin qui ce l'aspettavamo, e poi c'è una parte aggiuntiva che comincia con punto interrogativo e segue mio nome uguale Fulvio. Questa richiesta, questa pagina, non è una richiesta alla pagina saluta.jsp e basta, ma è una richiesta che contiene dei parametri, delle informazioni aggiuntive. Quindi è una richiesta con una valigetta in più, che contiene delle informazioni. Queste informazioni sono codificate secondo una sintassi molto semplice, punto interrogativo, nome uguale valore. Se ci fosse più di un parametro ci sarebbe un e commerciale, altro nome uguale altro valore, e commerciale, altro nome uguale altro valore, e così via. La codifica molto semplice di una serie di coppie nome valore.
dove, come dicevo, il nome è il nome della casellina di testo, mio nome. Il valore è ciò che l'utente ha scritto dentro quella casellina di testo. Quindi la pagina saluta.jsp che adesso andiamo a creare si può comportare in modo dinamico, nel senso che ogni volta, che è sempre lei, sempre saluta.jsp, ma ogni volta riceverà dei parametri diversi, il cui valore può essere diverso. Allora andiamo a scrivere saluta.jsp e dobbiamo scoprire come fare a recuperarla questa informazione. Come fare a farmi dire alla Tomcat, ma quali sono i parametri con cui sono stato richiamato? E che vuol dire? Quali sono le informazioni che l'utente ha scritto in un form della pagina precedente? E allora creiamo la pagina e lo scopriamo. Dobbiamo creare sempre dentro Web Content una nuova pagina JSP, che questa volta chiamiamo saluta.jsp. Sempre con la stessa sintassi e va bene così. Parte un template uguale a prima, ma adesso dobbiamo inserirci un contenuto diverso. Quindi possiamo metterci un titolino, ad esempio, sì, dov'è? Scusa? Ingrandire? Ci provo. Perché? Aspetta, font. Eccolo qua. Qua. No. Questo. Funzionato. Colpa mia che non ci ho pensato prima, scusate. Saluti.jsp. Vogliamo che scriva qualche cosa del tipo: benvenuto al sito, virgola, e il nome della persona. Il nome della persona non so quale sia, quindi non lo posso scrivere nell'HTML. Ciò che posso fare è dire, vabbè, lo genero dinamicamente. E quindi apro uno scriptlet dentro cui stampare il nome della persona. Quindi, P, benvenuto al sito, è un pezzo di HTML statico, normale, poi qui dove devo inserire il nome della persona, non lo posso fare in modo statico, aprirò uno scriptlet, quindi un frammento di codice Java che recupera, si informa, ottiene il nome della persona in qualche modo e poi me lo stampa. Qui dentro, visto che sono in un mondo Java, se devo scrivere un commento lo scriverò con la sintassi del Java, non con quella dell'HTML. E come faccio a ottenere il nome della persona? Devo farmi dire da Tomcat, no? Come parte del lavoro che lui fa, che noi non dobbiamo fare, è quello proprio di analizzare le richieste, analizzare i parametri della richiesta, decodificarle rispetto al modo con cui sono stati codificati, e mi fornisce una serie di metodi legati all'oggetto request. L'oggetto request è l'oggetto Java che rappresenta tutte le informazioni legate alla richiesta che mi arriva dal browser. Poi c'è un oggetto response che invece contiene tutte le informazioni della risposta che Tomcat manderà indietro al server, al browser. L'oggetto response, tra l'altro, contiene lo stream out che abbiamo appena usato per aggiungerci qualche cosa.
Adesso ci interessa l'oggetto request, poi vedremo, no, strada facendo i vari campi, ma quello, il metodo più utile in questo momento è getParameter. GetParameter riceve una stringa come parametro e restituisce una stringa. Il parametro getParameter, lo dice il nome, dammi, leggi un certo parametro che è arrivato nella richiesta. Quale parametro? Quello che si chiama mio nome, che è il parametro che è il nome del campo di testo. Ricordate la richiesta, saluta.jsp, punto interrogativo, mio nome uguale Fulvio. Mio nome è il nome della casella di testo, è il nome del parametro, Fulvio è il valore. GetParameter riceve il nome del parametro e mi restituisce il valore associato a quel parametro. Valore che prenderò e depositerò dentro una stringa. Quindi cosa sto facendo? Sto dicendo Tomcat. Tomcat, hai ricevuto una richiesta che ha richiesto proprio me stesso, cioè saluta.jsp. Non è che in quella richiesta c'era attaccato un parametro di nome e mio nome? Se c'era, per favore dammi il valore corrispondente. Se non c'era, mi restituirà null, perché non c'era, non posso saperlo. Quindi questo è un tentativo, chiedo a Tomcat, vai a vedere se nella richiesta c'era quel parametro. Se c'era, restituiscimi la stringa corrispondente. E quindi se a questo punto il nome che mi è arrivato non è nullo, cioè la getParameter ha fatto qualcosa di furbo, mi ha restituito un valore, il che vuol dire che nella request c'era, e che vuol dire che il form era corretto, allora posso aggiungere, ricordiamo che eravamo fermi a benvenuto al sito virgola col fiato sospeso finché non riusciamo finalmente a scrivere il nome di questa persona. Altrimenti, vabbè, dovrò scrivere, sono sempre benvenuto al sito virgola, caro utente anonimo. In realtà sarebbe meglio non proprio scriverlo, non scriverla del tutto la frase benvenuto al sito se l'utente non lo conosco, magari poi la modifichiamo in questo modo. Quindi, pagina inizio, l'utente inserisce un dato, clicca su Go, su OK, l'avevo chiamato, manda una richiesta a saluta.jsp con un parametro mio nome uguale Fulvio, parametro name mio nome, value Fulvio. La pagina saluta.jsp legge dalla richiesta il parametro con name mio nome e deposita il value dentro la variabile stringa nome, e poi questa la usa per completare la pagina. Vediamo se funziona. Torniamo indietro. A questo punto, cliccando su OK, dovrei ottenere una pagina che è stata costruita secondo queste indicazioni. Se invece qualcuno facesse il furbo e provasse a richiamare la pagina saluta.jsp senza mettere quel parametro, la pagina in qualche modo reagisce, no? E anziché scrivere null sulla pagina, che non è mai bello da vedere, dirà, in questo caso scrive un messaggio. Ma se tutto funziona bene, questa pagina saluta.jsp viene richiamata solo ed esclusivamente dalla pagina precedente che contiene quel form, che contiene quell'elemento di input, che ha il nome giusto. Quindi se tutto funziona bene, quella request.getParameter non ritornerà mai un null. Però se tutto funziona bene è una ipotesi molto forte che stiamo facendo, no? Perché le cause che possono far sì che questo parametro non ci sia possono essere almeno due o tre, no?
o errori nostri di programmazione, per cui l'ho chiamato my name nella prima pagina, lo chiamo mio nome nella seconda pagina, e col cavolo che poi lo trovo, no? Quindi anche piccoli errori di battitura, in un parametro si chiama in un modo, quando lo mando alla pagina successiva continua a chiamarsi in quel modo, ma la pagina lo cerca di recuperare con un nome diverso. Oppure se la pagina riceve informazioni da form, che sono in varie parti del sito, questi form non sono esattamente tutti uguali, quindi c'è un parametro in più, un parametro in meno, e quindi quando vado a recuperarli non è detto che ci siano tutti, e quindi può darsi che non ci sia. Oppure, e quindi questi sono problemi di programmazione, il sito non è coerente nel modo in cui gestisce questi valori. Oppure sono problemi dell'utente. L'utente si mette a pacioccare, visto che quello è un indirizzo normalissimo, saluta.gsp, lui si mette a pacioccare, lo richiama con dei parametri sulla URL, sull'indirizzo, che non sono quelli giusti. E soprattutto in un ambito enterprise, gli utenti che si mettono a cercare di violentare le pagine web mettendo dei parametri che non sono quelli giusti, ne trovate molti, perché poi cercano sempre di ottenere, no, di entrare nel vostro sito, rovinarlo, ottenere delle informazioni a cui altrimenti non avrebbero diritto. Quindi la pagina web deve essere sempre, ma come qualunque programma, deve essere sempre molto sospettosa rispetto all'input che riceve. C'è, è giusto, è fatto nel modo giusto, va bene, allora. Dimmi. No, quello, se io inserisco il nome con dei caratteri strani, non so, adesso sono lettere centrali, quindi non sono strani, mettiamo anche più strani, ma questi caratteri non sono nel name, sono nel value, perché la casella di testo continua a chiamarsi mio nome. Il valore corrispondente, se io faccio ok, vedete che vengono codificati, il browser non è scemo, no? Li codifica in modo opportuno e Tomcat li decodifica dall'altra. Però il nome della casella è sempre mio nome. Ciò che l'utente può scrivere è un value strano. Ma no, perché in realtà questi vengono codificati in Unicode. Non è quello. No, il problema non è tanto se uno mette un carattere giapponese, che se l'utente ha il font opportuni sul PC lo vede normalmente. Java lavora tutto in Unicode, l'HTML anche, quindi non è suscettibile di questi problemi. E il problema è se uno qua dentro si mette a scrivere in questo caso ho scritto un nome che, lungi dall'essere un nome di persona, in realtà è uno spezzone di HTML. E è uno spezzone di HTML che crea un link. Allora, così facendo, ho inserito in una pagina, che lì semplicemente doveva inserire un saluto, un link al mio sito. No? E vabbè, io fa relativamente poco male, ma capite che io posso a quel punto inserire un qualunque HTML che mi carichi chissà cosa, immagini, fotografie, eccetera, dentro la pagina. E tra l'altro, quando poi parleremo di autenticazione, quel codice viene eseguito dentro una pagina che è in una sessione che è stata autenticata dall'utente su un sito diverso. Quindi lì posso poi rubare tutto ciò che voglio, raspare tutto ciò che voglio. Perché? Ma perché noi ci siamo fidati a prendere una cosa che mi arriva dall'input e con nonchalance inserirla nell'HTML in uscita, no? Senza andare a controllare che effettivamente contenesse solo certi tipi di caratteri e non altri. Vabbè, questo è un problema, no, di sicurezza, per cui la logica di funzionamento è questa, però in realtà prima di fare questa print dovrei fare 200 controlli diversi. Adesso, ovviamente non è che ogni pagina si mette a fare 200 controlli diversi, dovremo imparare, diciamo così, a strutturare l'applicazione un po' meglio e quindi avere magari delle classi di validazione apposite da richiamare, quindi no, tutte le complicazioni in più che, come vi dicevo, sul sito delle ricette della nonna fa lo stesso, no? Mentre invece in un'applicazione seria sono tutti i problemi che devo affrontare. Quindi, però per ora abbiamo fatto una gestione minima.
Facciamo ancora un'ultima piccola variazione, non la faccio, non modifico questo, ma ne faccio un altro pezzo sotto. Se invece volessimo fare in modo che questa frase benvenuto al sito non venisse proprio stampata se l'utente non ha messo il nome. Ok? Allora, in questo caso cosa dovrei fare? Mettiamo un titolo per separare. Seconda versione. Allora, in questo caso dovrei prima di tutto dire, prima di stampare benvenuto al sito, prima di stampare alcunché, andiamo a vedere se c'è il parametro. String, lo chiamo nome 2 perché nome non lo posso usare, l'ho già usata prima come variabile. In realtà questi due blocchi dovrei averne o uno o l'altro, qui li metto insieme, quindi sono obbligato a cambiare il nome delle variabili. Get parameter di mio nome. Allora, cosa può succedere è che se nome 2 è null, cioè c'è stato qualche errore nel modo in cui è stata chiamata la pagina, oppure l'utente ha scritto ok, ha battuto su invio senza scrivere niente al suo interno, quindi il nome esiste ma è vuoto, nome 2, che ne so, punto length uguale 0, la lunghezza 0, oppure nome 2.equals di stringa vuota, scrivetelo come volete, allora, fatemela mettere là, allora dovrei scrivere println p nessun nome fornito. Altrimenti posso scrivere la mia frasetta che è questa qui, a cui concateno il nome e poi devo ancora metterci il barra p per chiudere il paragrafo. C'è il barra p, aspettate che qua l'avevo messo nel posto sbagliato. Quindi in questo caso mi sto facendo carico dentro lo scriptlet anche della frase da inserire, perché non è detto che debba essere inserita sempre. E quindi in questo caso io ricarico, adesso facciamo la versione normale, scrivo ok, vabbè, mi scrive la stessa cosa, la seconda versione. Se io tornassi indietro e non mettessi più nulla, anziché fare come sopra, dove cerca di scrivere name, perché non è null in questo caso, esiste ma è vuoto, andate a vedere la URL, mio nome uguale niente, il valore c'è, scusate, il nome c'è, il valore non, è vuoto. Quindi la variabile esiste, getParameter mi restituisce una stringa vuota. Mentre invece, se anziché mio nome scrivo qualche cos'altro, mi restituisce una stringa null. Non mi restituisce nessuna stringa, getParameter mi restituisce un null. E beh, nel primo caso li trattavamo in modo diverso, nel secondo li andiamo a trattare nello stesso modo. Una cosa un po' scomoda, e poi smetto, può essere nel momento in cui dobbiamo dire if certe cose, 60 righe di HTML, chiusa graffa, e voi capite che queste 60 righe di HTML, se sono condizionate da una condizione come questo if molto semplice, ad esempio, e dovrei mettere tutte le volte out.println, out.println, out.println per dire stampale. Qui dentro non ci posso scrivere HTML, non posso scrivere P, perché qui dentro sono, dentro gli script sono in un mondo Java, non in un mondo HTML. Però se ho una riga sola va bene, se ne ho tante diventa molto pesante metterci sempre questi out.println intorno.
esiste una scorciatoia che è quella di uscire temporaneamente dallo scriptlet. Quindi esco e rientro subito dopo. E qui sono in HTML. Può sembrare un po' strano, no? Nel senso che lo script va, c'è uno script che va da qui a qui e un altro che va da qui a qui. Io esco dallo scripted quando in realtà lo scripted non è ancora finito, perché c'è una parentesi graph aperta che non è ancora chiusa, si chiuderà poi dopo. Ma lui non patisce, o meglio, capisce la cosa giusta e automaticamente rimpiazza tutto ciò che è al di fuori degli scripted, automaticamente lo fa lui, poi vedremo anche poi il codice dietro, con delle print line che vengono messe, senza diciamo così, doverle mettere noi. Quindi a volte vedete che si entra, si esce dagli script e dopo un po' uno si perde, no? Ma se cerca di farlo in modo ordinato, magari no. Proprio per evitare di mettere una sfilza di print line. Beh, questo è l'esempio più semplice che siamo riusciti a costruire in un'ora. Già in questo esempio semplice già capiamo che è un casino, nel senso che stiamo mescolando entra e esci Java, istruzioni, controlli, e quindi andiamo avanti, cerchiamo di cominciare a padroneggiare questa tecnologia un minimo e poi subito dopo ci daremo delle regole per cercare di evitare un miscuglio di linguaggi così che veramente dopo un po' ci si perde. Immaginate se anziché avere 20 righe questa applicazione ne avesse 2000, non sai più cosa stai facendo, e quindi ci daremo degli strumenti per costruire meglio, strumenti che invece in altri tipi di ambienti di programmazione non ci sono, sono molto più deboli rispetto all'ambiente Java. Mi fermo qui, adesso dopo un po' di pausa lo scopo sarà quello di provare voi, no, a fare esercizietti partendo da questi, da soli o accompagnati. Va bene?